Lo so, mese di novembre, tutti aspettiamo The Marvels, Hunger Games, qualche film d'autore. No, io aspetto, ho aspettato, no, non è vero. Troll 3, che è il titolo italiano, perché in inglese è più carino, è The Band Together, perché è un po' il fulcro del film. E io mi sono chiesto dai trailer, ma com'è possibile tirar fuori qualcuno da una prigione di diamante? Con la dinamite? Con il laser? No. No, con la perfetta sintonia familiare, ci mancherebbe. Questo film ce lo insegna benissimo, grandissimi. Devo dare due premi a questo film, essenzialmente. Il primo è premio peggior creatività degli ultimi mesi, nel senso che non si sono sforzati minimamente di uscire dalla comfort zone del film per i bambini, ma proprio piccoli, 7, 8, 9, 10 anni. Con tutte le dinamiche di sceneggiatura possibili, che sono molto molto prevedibili, sono fuori dal target ovviamente, ma il premio lo voglio dare anche perché il lato visivo allo stesso tempo è molto creativo, molto simpatico, molto spumeggiante e comunque ti ruba l'occhio, fra canzoni, scenografie, tutto in CGI, fatta molto bene la CGI, però grande creatività nei mondi, perché ci sono diversi mondi in cui, spiego, ci sono questi troll, scusate, trolls, perché sono più di uno, che è una famiglia di, diciamo, ex cantanti, ex band degli anni 90 che litigano e quindi si dividono. E dopo tanti anni il più piccolo di questi si è fidanzato, essenzialmente. E quindi dal passato arriva questo richiamo a unirsi per liberare questo fratello che è stato rinchiuso da delle pop star incapaci, un po' come Rovazzi nel, non so se vi ricordate in quel, se non mi viene il titolo, dove c'è chi rubava il talento, no? Quindi ecco, l'idea è un po' balzana, ecco, non è proprio molto accattivante se non per i bambini di 8 anni. Però posso dire che a livello visivo è interessante, secondo me è molto più valido dal punto di vista del bambino di qualunque film Disney dell'ultimo periodo. Almeno questo è frizzante, ci sono sì, vero, canzoni proprio hanno, chi ha scritto il film ha detto aspetta, su Google ha scritto hit, discoteca, ultimi 50 anni, andiamo a vedere, le hanno messe tutte, aspettate. Staying Alive, Mr. Bombastic, c'era Survivor, Ama Survivor delle Destiny Child, cioè pensate un po' dove siamo arrivati, quindi tutte le hit del momento, anche per 10 secondi, perché c'è una sorta di mezzo musical questo, quindi loro che ballano sempre e man mano che vanno avanti scoprono che vari personaggi sono fratelli e sorelle di... ma è tutto nel trailer, quindi in realtà il film gioca a carte scoperte fin dall'inizio. Quindi io chiuderò qua a breve dicendo che per il target è ottimo, chiaramente fuori dal target è davvero infantile, puerile, ma ci mancherebbe, è quello che il film vuole fare, un po' come Paw Patrol, i film di Paw Patrol sono difficili dall'essere criticabili, nel senso che sono fatti per quel genere di persone, i bambini, e quindi funzionano così. Quindi, lato visivo interessante, regia tutto sommato interessante perché non commette errori, CGI convincente, canzoni carine, anche se ovviamente rifatte dai grandi successi del passato, storia inutile con forzature e buchi di sceneggiatura, perché, come ho detto, se tu vuoi liberare qualcuno non è che hai bisogno della perfetta sintonia familiare, è un po' la scusa per scrivere la trama, cioè si potevano magari trovare. Potevamo trovare qualcosa di un po' più accattivante, sicuramente, ma tutto sommato è un film che ho digerito di più di Killer of the Flower Moon, ve lo dico qua, più digerito di tanti film che ho visto nell'ultimo periodo perché è per bambini e lo sa, non vuole fare i grandi discorsi. Ah, un altro piccolo difetto che però fa parte della, diciamo, del periodo, i riferimenti a tutte le minoranze è abbastanza palese. È abbastanza palese, tolto quella razzista che non c'è, o meglio, sì, perché ci sono troll, ci sono altre razze, ma si fanno riferimenti alla sessualità, anche battute sadomaso in un certo momento, verso la fine, che il bambino non può capire, però, insomma, e i discorsi, ecco,
Sono molto 2023, vabbè, questo è un fatto che dobbiamo accettare, soprattutto in questi prodotti, però la morale di fondo è piuttosto corretta, cioè dobbiamo stare bene in famiglia, volerci bene, baci abbracci, e non si ruba il talento degli altri, ognuno deve lavorare per sé e deve rinnovarsi rispetto al vecchio passato dove l'uomo di casa comanda, quindi con le donne anche qui che prendono spesso il comando rispetto agli uomini, quindi è un po' questo. Vi saluto, alla prossima, ciao!